E i prossimi sono Firenze. Ciao a tutti, sono Rebecca di Firenze e intanto volevo promuovere un applauso a tutti voi che siete qui e anche ai ragazzi di Bologna che hanno organizzato tutto. E capisco quando siamo in piazza a fare le manifestazioni e ci sono le persone che dicono che bello voi giovani che siete qui, bravissimi, voi siete il nostro futuro. E appunto credo che noi siamo il futuro e le persone contano molto su di noi, perché noi siamo la novità, portiamo la novità. Concordo con chi diceva, noi non siamo la resistenza. In una delle nostre riunioni è venuto fuori il termine avanguardia. In qualche modo noi siamo un'avanguardia che porta la novità e porta nuovi paradigmi. E credo di poter parlare a nome di tutto il gruppo di Firenze dicendo che anche noi non ci definiamo tanto come studenti contro, perché studenti contro implica la persistenza di qualcosa di negativo contro cui noi saremo contro in modo costante, mentre appunto condivido molto di più la definizione di studenti per la libertà o giovani per la libertà. E credo che prima di me sia stato detto veramente tutto quello che volevo dire. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che tra noi studenti di Firenze sta nascendo un'amicizia. Stiamo creando una comunità partendo dal trovare amici che avevamo perso, dall'essere ragazzi che non potevano o non potevano esprimere il loro pensiero o lo esprimevano trovandosi in costanti litigi e discussioni sterili. Abbiamo trovato non solo persone con cui confrontarci in modo maturo, con cui poter condividere e discutere, ma abbiamo trovato degli amici e stiamo cominciando a condividere non solo le nostre idee, ma anche le nostre capacità a creare le basi per una comunità. Per ricollegarmi al discorso di un ragazzo di prima che diceva noi non siamo i pazzi, concludo brevemente dicendo che no, noi non siamo i pazzi, anche se possiamo sembrarlo, perché siamo quelli che sono usciti dalla caverna, sono stati abbagliati dalla luce del sole, siamo rientrati nella caverna per avvertire gli altri, ma abbagliati dalla luce del sole stiamo un po' vacillando, quindi gli altri possono prenderci per pazzi, ma pazzi non siamo. Grazie di tutto, a tutti.